Quello che bisogna fare, avete visto che già la seconda esecuzione come era molto più rapida, più veloce. Allora, quello che bisogna far percepire ai ragazzi è questo: correre rapidamente, staccare rapidamente, riprendere rapidamente la corsa. Quindi sentire un 2-3 tac, un 2-3 tac, veloce, 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 per sentire questa continuità. Cioè voi mentre fate questa cosa non dovete avvertire un calo, niente. Dovete sentire anzi che man mano che li fate andate avanti, cresce il ritmo, cresce la velocità. D'accordo? Fatto queste esperienze di passo e stacco, qui è libero perché i tre passi non sono condizionati da una distanza, capito? Quindi diciamo questo è il primo step. L'esercitazione è più facile per partire nell'apprendimento di una ritmica per gli ostacoli, perché è libera, quindi non siamo condizionati dai segni. Poi man mano, adesso andiamo lì e vi faccio vedere come ci comportiamo.